Bene ragazzi, qui dei Colors, la Raccoon, quindi torna alla partita. Siamo in sto posto qua impossibile perché questo cane è immortale, ve lo giuro. Ho già perso 3 vite solo con lui, ora mi dite voi, schivalo? No, è una questione personale adesso. Minchia, sì, quanto ci godo, maledetta creatura, maledetta. Ci godo. No, non vedo. Ti odio. A far cosa? Ah, comunque mi sembra che la chiave... Sì, è lì la chiave, ok. Però è troppo facile rompere il vetro. Si vede che è troppo duro. Hanno creato il vetro antibastone del procione, se così si può dire. Chissà in quanti altri modi si può dire, vi starete chiedendo voi. Attenzione qui, il bastone del procione che piace tanto a Carmelita. Piace a lei il bastone, ragazzi. Oh, non cadere. Ah, checkpoint, sì, mi va bene. Questo mi va bene. Maledetto, io ti scanso. Vabbè, a te no, perché tanto sei scarso come tutto. Però quella fare là lo scanso, perché mica. Troppo forte, il cane è troppo forte. Sì, un ferro di cavallo, cazzo. Con questo si va, forse si va oltre. Cioè, ho usato il mio ferro di cavallo. Come sono tranquillo! Porca troia! Dai, non mi puoi mettere delle mura così, una cosa che mi fa andare in alto e farmi chiedere che... Cioè... Io mi arrendo. Questo gioco è impossibile, secondo me. È impossibile. Stop. È semplicemente impossibile. Cristo. Ah, si andava di qua, fra l'altro. Quindi quel cazzo di posto di merda che mi ha fatto sprecare il mio ferro di cavallo. Va bene. Tutto... Bisogna stare calmi, ragazzi. Stiamo calmi e siamo grati di giocare e ciò ci porterà tanto. Tranne che sto bastardo che si colpisce in faccia. Dai, ho zero... Wow! Sì, mi fa spawnare in mezzo al pericolo comunque, è costui. Chiamato anche gioco, costui. Fanculo, bastardo. Devo assolutamente avere 100 monete. Un ferro di cavallo! Mio Dio, sì. Dammi il ferro, cioè l'arma. Ok, ma mi ha dato il ferro. Adesso. Oh, è Mugshot che sta parlando. Ladro da 2 soldi? Me? Cioè, stai parlando di Hitman, il procione calvo. Come puoi parlare di me in maniera negativa? Sono un procione calvo. Procione... abbastanza inquietante, direi anche. Wow! Interazione ambientale che, ripeto, neanche Battlefield. Ma smettila. Ok. Una vita! Sì. Spacco tutto. Mica entro nei negozi qua. Che poi non sono negozi ma sono scatole. Spacco tutto. Ok, vai. Cos'è sto posto? Wow, cos'è sto posto? Devo saltare sull'affare? Suppongo di sì. Ah, bastava andare... Ma a caso, va benissimo. Bastava andarci sopra, quello partiva, esatto, e poi cadeva. Fantastica sta cosa. Oh, le... Ok, il mondo delle corse di Mugshot. E ora il boss finale ci attende, ragazzi. Quindi, cioè il boss finale di questo mondo. Quindi Mugshot, sei pronto? Andiamo. Credo sia qua. Voilà. Wow. Tutto questo qua per solo questo tastino. Oh, la madonna, che figata. Oh, voglio l'entrata di casa mia così. Wow, la voglio. No, smettila. Te mettila una moneta, mi fa sempre comodo. Quei due no. Guardi quell'orribile cranio. Cranio! Lo trovo incredibilmente affascinante. Anche io. Il mio infallibile sistema Raggi X ha rilevato la presenza di un ascensore segreto che porta all'attico di Mugshot all'interno di quella testa gigante. Vabbè, è ovvio che c'era qualcosa qua.
Beh, c'è la porta. Muro c'è una leva che mette in funzione l'ascensore. Ma dai, ma l'ho appena fatto. Ma che cazzata. Ci penso io. Davvero non ero. Ah, perché non ero arrivato così vicino alla porta. Che cazzata. Ok, l'ultima chiamata. The last call of duty. Guardalo che faccino felice. F1. Cos'è? Mi avevano parlato di un duro misterioso che si aggirava per la zona del... Un duro misterioso. Sarebbe questo? Sei tu il seccatore che vuole rovinare la mia operazione. Un topo pelle e ossa con un bastone. Bah. Ma aspetta. Senti, io sto subendo zitto le tue imprecazioni, ma questo sproloquio e turpiloquio a me non aggrada. Poi dovresti allenare anche le gambe, E tu sei un culo. Raccamagnoso sta vero. Non ti spiace se ti do una lezione? Cosa? Stai scherzando? Entri in casa mia, rubi la... Perché è verde poi la sua scritta come quella di Bentley? Mugshot e Bentley! Umiliato, violato e offeso! Violato soprattutto, immagino. Guarda, ecco, mi inquietava, ecco. Quando ero piccolo, vi giuro, mi inquietava troppo. Lo trovo inquietante. Che cavolo, oddio! Mecchia! Ma no! Ma è potentissimo! Ma è potentissimo! Ma stiamo scherzando! No! Ok, F1. Mi chiedo quando ero piccolo come facevo. Senza salvataggi automatici. Sono la mia linfa vitale per i giochi della Play 2! F1. No! L'ho fatto? No, ne manca uno. Merda! Vole! Ma cosa? La mia splendida arma è più brutta! Merda! Com'è? Merda la cuffia! Sparami! Ormai ho anche imparato a schivare. Ok, non scherzavo. Che poi lui non capisce che basterebbe ricolpire gli specchi, Però vabbè, lasciamolo crogiolare nel suo brodo di ignoranza. Wow, imparato dallo specchio. Gli specchi sono dalla mia parte, Anche se li sto picchiando da un'ora. Cosa manca? Questo. No. Olè. Cioè, sono molto più difficili i livelli tipo quelli in auto, quelli in cui devo difendere Murray, porca troia. Ok, oppure questo. Merda. Tan, tan. Ma io aspetta. Però forse quando morite vi fa ricominciare dal pezzo in cui eravate, forse. Boh. Bastardo, li gira. Sapete che non me l'ero data. Ma smetti di ridere. Ma che cazzo, è F3. Col cazzo. Ecco perché sì, poi quando fate game over vi fa ricominciare tutto il mondo. Ma è impossibile. Ecco perché era così difficile sto boss. Ecco perché c'avevo dei ricordi. Ecco perché c'avevo dei ricordi veramente orribili su questo boss. Ok. Ok. Vai. Ok. Ho trovato la tattica. Devo andare in diagonale. Ok. F1. C'ho l'ultimo. Questo qui è l'ultimo. E sei morto. Oh. Non è possibile. Ma che cosa? Che morte tragica e terribile. Vincere un duro come me non è giusto. No. Ma se vuoi, il tuo stupido album di fotografie dovrai andare ad Haiti a vedertela con Miss Ruby. E credi. Chi è? Non
vorrei essere nei tuoi panni. Chi è Miss Ruger? La sezione del Tivius Raconus di Mugshot conteneva un'iscrizione del mio antenato esperto di armi, Tennessee Kid Cooper. Tennessee Kid. Le sue specialità erano il movimento e la scivolata su asse. Tecniche per oddio, ho capito che è la carriera di ladro nel vecchio West. Uscire dalla città si dimostrò leggermente più difficile che entrarci. Non essendo riuscita a prendere noi, l'ispettore Fox si consolò sbattendo in galera quel sacco di steroidi canini. Questo qua era carino. La fine dell'impero dell'azzardo di Mugshot e i cittadini di Mesa City poterono tornare alle loro case. Mentre i ragazzi e io, ci godemmo il resto della nostra permanenza in America. Poi tornammo a Parigi per la missione successiva. Quindi, missione successiva su... Vamos allora, Haiti. Haiti, però è ambientato in quindi località, cioè reale. C'era Haiti, quello di prima, cos'era? Lo aiuta. Il terzo membro. Non lo sapevo, cioè non me lo ricordavo. Sacerdotessa voodoo, Miss Ruby. Nata in una famiglia di mistici, era considerata spaventosa dagli altri bambini, così crebbe in solitudine. Ma ha ucciso un topo, che cioè nel senso. Non la rese molto amata. La sua carriera criminale le permise di vendicarsi contro un mondo che l'aveva isolata. Ma alla fine di insegnamenti del quintetto diabolico riuscì con i suoi poteri a infrangere allo stesso tempo le leggi dell'uomo e quelle della natura. Ma nonostante la fama procuratale dalle sue imprese, riuscì lo stesso a scivolare nell'oscurità. L'ultimo avvistamento la vide in fuga dalla civiltà in viaggio verso la giungla di Haiti. Cioè, dei valori morali interessanti, cioè nel senso, tutti sono vittime di bullismo o di odio della società e così si rifugiano e si vendicano su quelli che li hanno fatti star male, cioè nel senso, ce l'ha un significato il gioco, wow. Cioè nel senso, a me è nuova sta cosa, quando ero piccolo io non ci facevo caso. Facevo più caso al fatto che il becco di costui sembra un pene, ecco. Ok, l'ho anche ucciso, e ora andiamo. C'è Bentley che parla. Questa volta te la dovrai cavare senza di me, amico. Non crederai ai fantasmi, vero? Ma certo, i miei genitori hanno rilevato un'evidente attività paranormale. Ma non è questo il problema. Il fatto è che questo schifoso pantano pullula di disgustosi batteri. Bravo, Bentley. Fai lo schizzinoso mentre sappiamo il mondo. Ok, ora se dici che lui deve schiacciare il cerchio, mi incazzo. Movimento procionico su asse. Le radici e i rampicanti servono al tuo scopo. Tutto ciò che devi fare. No, non dovete dirlo! Che la corteccia è strappata via. E dove la famiglia forma del liquido piuttosto scivoloso, puoi scivolare come nella vagina di tua madre, cioè della famiglia. Io poi ci metto il liquido scivoloso, bastardo. Smettila di dire che lui deve schiacciare il cerchio, non ha senso. Io sto giocando, non lui, non ha senso. Porca puttana. Però è una figata. Wow. Fa un culo. Minchia, questo mi ha troppo... Mi ha troppo stupito. Non me lo ricordavo per niente. Wow, questo livello è molto fluido, è molto dinamico. No! È lì il checkpoint, bastardo, è lì! Quanto mi incazzo. Che ora è? Le 10. Wow, aspetta, ce l'ho scritta. Sei stato invitato a giocare! Non mi invitate a giocare su Facebook, ai giochi di Facebook, non me ne frega niente. Non ho tempo per lavarmi i piedi e vengo a giocare i giochi di su Facebook. Dai, su, Sly, cerchiamo di essere seri. No, non mi freghi più. Wow, che roba ho fatto? Che strana roba ho fatto? Vabbè, chi se ne... No. F1. Ole. Perché non me lo... Minchia, oh, Checkpoint fasullo. Minchia che strage qua. Sono the best maker of strages in the world. The best killer in the world, bitch. Ok, andiamo qua. Saltino sulla... qualcosa. Ho paura dei ragni. Wow, quello... merda. No. Voilà. Ok.
Cos'è sta roba che si... Ah, una bottiglia, ok. Minchia, sto cazzo di livello. Perché non vedi, non vedi mo... Aia! Ma che cazzo? Non li vedi i mostri in questo posto? Non li vedo. A parte che si mimetizzano come degli stronzi. E poi comunque, cioè, sono... Guarda, questi qua sono tipo straforti. Sono straforti questi qua. Di qua? Sì. Ok. Allora, wow. No, no, wow, questo è il ratto sciamano. Ok. Attenzione. Wow. Sly ride sempre. No, dai. Ma dai. Ok. Sly, non ridere sempre. No, scherzo, fallo. È una cosa giusta. È cosa buona e giusta. Ma muori. Che cazzo di posto è? Questo è il covo di Miss Ruby. Aha. Meno male che era introvabile. Tiki nel complesso delle guardie. Tiki lo vedi la tua sorella. Il campo di forza ha messo a sua protezione, quindi dovrai distruggere tutte e cinque le candele viola che gli stanno attorno. E che ci vuole? Nessun problema. Non essere troppo sicuro di te, amico. Ah, scusa. La farà la fine di una noce. Cioè, viene mangiata. Ne fanno la torta. È dura. Questo già è morto. Merda. Sgamato dal mondo intero. Ok, ho anche ucciso il mondo intero. Va bene, è andata. Ora, apprestiamoci a spegnere le candele con tutta calma. Wow, c'è ancora un incazzato nero. Merda. Merda. Corri. Quante sono? 5, ha detto. Non lo sanno che sono qui. Corri. Corri, che non lo sanno dove sono. Ne manca una, però. Quei tizi incazzati neri? Sì, sono ancora in giro. Dai, dov'è l'altra? Dov'è l'ultima? Ne manca una. Eccola. No, bastardo. Fate apposta, eh. Ok. Voilà. Wow, mica sono morti. Sì. 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 Ok, ok. Adesso, wow, lui sembra fare ste facce scherzinose, ste pose schifate. Vai, lanciala. Anch'io, fa sempre un centro perfetto, Sly, quanto lo ammiro. Vamos. E il mondo si chiama il centro della palude. Beh, molto base, molto base. Molto easy. Che è? Il mio sensore di paranormale rileva una forte attività su quella struttura. Solo la stessa Miss Ruby. Credo tu abbia ragione, Sly. Se vuoi arrivare da Miss Ruby, dovrai trovare un modo per riuscire a entrare nel tempio del teschio. Sì, ci sta, ci sta. Non vedo perché no. Non trovo obiezioni, quindi facciamolo. Tanto là c'è un mondo, andiamoci, va. Primo mondo del tempio della palude. No, è chiuso. No, forse si va di qua. Senti sta qua come urla, ti odio già, troia. Merda, così è un casino. No, ce l'ho fatta, scherzavo. E allora vamos, il lago dei Piranha. No, dai, c'è solo una stella, cosa devo fare qua? Cos'è sta roba? Sly, l'unico modo per poter aprire quella porta voodoo è accendere tutte e 25 le torce Tiki con il lanciafiamme che troverai sulla barca. Usa la levetta analogica sinistra per sterzare e premi X per attivare il lanciafiamme. No! Ah, aspetta, un'altra cosa. Hai bisogno di carburante per il lanciafiamme e l'unica fonte di carburante sono i piranha che stanno nuotando qui intorno. Falli fuori con la barca, un pesce, un colpo secco. Ok. Svelto, hai soltanto 2 minuti per riuscire ad accendere. Ma perché? Perché mai? Perché mai ho solo 2 minuti? No, ecco. Fanculo. Stop qua, ci vediamo nella prossima parte, lasciate mi piace, commenti e vi arrivo a vedere questo, bella ragazzi, ciao!